sono delle volte che di solito mi chiedo se ne vale la pena essere tifoso della Juventus. Essere tifoso della Juventus e tifare questa squadra. Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Amici sportivi di YouTube, ben ritrovati. Juventino Periferico. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì. Buongiorno de sto cazzo. A sto punto, come tutti diranno a inizio video. Allora, cosa vogliamo parlare, ragazzi? Ma cosa vogliamo parlare? Cosa vogliamo esprimere? Ad ogni post partita della Juventus, che sia campionato, che sia Champions, che sia quello che volete, ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Una squadra che non sa neanche quello che deve fare in campo. Una squadra che non sa fa niente. Non sa correre. Non sa pressare, non sa fare tempi di gioco. Non abbiamo niente, ragazzi. Non abbiamo niente. 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 E io, ragazzi, guarda, siamo stanchi. Siamo stanchi. A posto. Basta. Non c'è niente da fare, ragazzi. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Sarri. Oh. Oh, ma dove vuole andare questo allenatore qua? Dove vogliamo andare? Anzi, dove vogliono andare? Dove vogliono? Non noi. Dove vogliono andare? A vincere la Champions. Ma dove? Ma dove? Ma dove? Allora, lasciamo perdere perché non ne vale neanche la pena fare posto partita. Per fare cosa? Ma per fare cosa? Ridere. Ridere. Noi facciamo ridere in Europa. Facciamo ridere le altre squadre. Giocatori che prendono milioni. Giocatori che prendono milioni. Per fare cosa? Per fare delle prestazioni del genere? In campo ogni volta che entrano in campo. Pjanic. Il perno del centrocampo. 150 palloni a partita. Detto da Sarri. Sto cazzo. Dove? Dove? Sarri, inizi a rompere i coglioni. Sarri, inizi a rompere. No. Hai già iniziato, ma sei arrivato al culmine. Ha iniziato a rompere i coglioni. Perché a questo punto non sai allenare questa squadra qua. Cosa vuoi allenare? Ad ogni partita, ragazzi, ad ogni partita. È da vergognarsi a vedere questa squadra che gioca tic tac. Tic tac, tic tac, passaggi lenti, che non corrono, camminano in campo. Ragazzi, neanche un lancio lungo, neanche un lancio lungo, non sanno fare, creare occasioni. A me mi dispiace per Ronaldo. Ronaldo, ragazzi, abbiamo preso Ronaldo per fare cosa? Per fare soldi? E basta, brand, brand, per aumentare i biglietti, per aumentare il profitto. Ma di cosa, ragazzi? Paratici, Agnelli. Ma che cazzo fate? Ma mi spiegate cosa cazzo fate durante il giorno? Ma avete un'idea di progetto? Avete qualche cosa per dire
Un qua mi sveglio e metto a posto sta Juve. Un qua se svegliamo, ragazzi. Nevde, parlateci. Agnelli, non sai che si mette d'accordo e dice: Boh, un qua spendimo schei. Non mi interessa niente. Mettiamo a posto sta Juventus qua. Però, ragazzi, neanche inutile. Non si metterà mai d'accordo, ragazzi. Non lo so. E si scontra anche tra giocatori. Tra giocatori si scontrano. Si dicono parole. Ragazzi, non c'è più organico. Non c'è più organico in questa squadra. Non c'è più organico. Non sanno più cosa fare. E in campo. Non so, ragazzi. Pjanic, Rabiot. Ma che centrocampo abbiamo, ragazzi? Che centrocampo abbiamo? Quadrado. Non so. Siamo stanchi, ragazzi. Siamo esauriti. Siamo esauriti. Non so, in finale di Champions vogliamo andare, in finale di Champions dove? Che ho più caro che perdimo tutto, che ho più caro che perdimo tutto, campionato e Champions League. Mi ragazzi, non abbiamo parole per descrivere la merda che abbiamo. Questa squadra è una merda, questa squadra è una merda. Perché non è possibile. Non è possibile che non riusciamo a fare un bel gioco, almeno una partita, che tentiamo un po' di stare con un risultato tranquillo. 2-3-0. A quando? A quando? Se non hanno gioco, non hanno niente, ragazzi. Non hanno niente, non hanno spirito. Non hanno spirito. Non vi rendete conto? Non hanno spirito di gioco, ragazzi. Non c'è niente. Non c'è niente. Ma io, ragazzi, sono esasperato, sono incredulo che questa Juve non è più la Juve, non è più la Juve che siamo abituati a vedere. È uno scandalo. Contro il Lione, una squadra del campionato francese di media classifica. Una roba assurda. Proprio mi vergogno di essere juventino. A questo punto mi vergogno di essere juventino. Ragazzi, non c'è storia, non c'è più gioco, non c'è più voglia, non c'è più grinta, non c'è più voglia neanche di entrare in campo e giocare. E ragazzi, sono stanco. Siamo stanchi tutti quanti. E Sarri, è inutile che ti scrivi sul taccuino, ti scrivi sul tocco de carta che te che. Fa scrivere cosa? Non so, guarda, non so. E ti ciucci anche a sigaretta, a cica, che ti ciucci anche a sigaretta. Ma che cacchio ti succhi? Che cacchio? Non so, non so. Cosa vuole fare? Tattiche di squadra, tattiche di gioco, non so, non so. Ma io, ragazzi, guarda, non abbiamo più idee di come dire in ogni posto partita. Non lo so. Cosa vogliamo dire? Che la Juve gioca bene? Che la Juve si merita di stare in Champions, di stare
classifica, campionato, dove sta? Per cosa? Per cosa? A parte che contro l'Inter a porte chiuse, che è anche meglio che giocano a porte chiuse, così non ci vedono nessuno, tanto la nostra prestazione sarà quello che è. Che vogliamo andare a vincere con l'Inter? Che vogliamo andare a vincere con l'Inter? Ma dove? A calci andiamo, a calci. Ci prenderanno a calci, ragazzi. Dove vogliamo andare, ragazzi? Niente, ragazzi, non so. Ragazzi, se volete iscrivetevi al canale. Io ho già detto, ho già dato. Sono stanco di ripetere. Sarri non è da Juve, Sarri proprio non è nessuno, no? Non c'è, non ha scopo di essere là alla Juve, non è, di essere lì alla Juve, non è il caso suo, perché non è da Juve, non è da Juve. E io, ragazzi, non so, grande allenatore, grande Sarri Ball, grande calcio champagne. Ma dove? Questo cazzo? Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Incazzarsi per questa squadra qua. Per questa squadra qua, incazzarsi. Ci incazzavamo ancora con Allegri. Ma questo qua ci incazza ancora di più. Per fare cosa? Per vedere una prestazione del genere, una gestione di giocatori che non sanno neanche quello che fanno. Mi dispiace per Ronaldo, che è in squadra e ogni volta pensa: ma che cacchio sono venuto qui a fare? Non lo so, ragazzi, ditemi voi sotto nei commenti, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. E niente. Post partita, sfogo come al solito. E noi ci vediamo al prossimo video. Ok, ci vediamo al prossimo video. E non c'è niente da dire, non c'è niente da fare. Questa Juve è da rinnovare. È da rinnovare, da rifare. Basta. A partire dalla dirigenza e dall'allenatore. A questo punto qua non c'è niente da fare. Non hanno più voglia di fare niente. Va bene, ragazzi, noi ci sentiamo e niente, ragazzi, sempre forza Juve, ma no, così non andiamo avanti. Così non andremo avanti da nessuna parte. Sarri, anzi, dirigenza, dimettete questo allenatore che non è in grado di gestire spogliatoio, squadra e tutto quello che gli va dietro. Perché carisma non ne ha, carisma non ce l'abbiamo neanche noi, come giocatori, come atmosfera. Non c'è niente, ragazzi, non c'è niente da fare. E io vorrei che il campionato lo vincesse l'Inter a questo punto, e noi basta, ragazzi, basta, non c'è niente da fare. E Champions, più avanti, più avanti, più avanti, più avanti. Quando la Juve si sveglierà, quando la dirigenza si sveglierà e deciderà di cambiare mentalità, perché ci manca mentalità. Va bene, ragazzi, noi ci sentiamo. Buona giornata a tutti. Scusate il video lungo. E niente, ragazzi, comunque questa qua è solo una chiacchierata così, ma non c'è niente da dire. Ok, ragazzi, lasciamo perdere. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.